Yuki Ishikawa, la notizia del giorno è il tuo rinnovo di contratto con Milano. Una stagione è finita, una stagione molto lunga, 47 partite, la vittoria della Challenge Cup, è una stagione comunque positiva e soprattutto arriva questa bella notizia, no, che il prossimo anno sarai ancora qui con Milano. Allora ti chiedo le tue prime emozioni, no, le tue prime sensazioni per questo rinnovo di contratto e anche un po' come è andata la stagione dell'anno scorso. Comunque sono molto contento che l'anno prossimo sarò ancora qui a Milano. E poi l'anno scorso abbiamo giocato molto bene, però è peccato finire così. Però abbiamo vinto Challenge Cup, anche abbiamo vinto tante partite, quindi sono molto contento. Per te è stata una stagione che ha messo in mostra ancora di più, no, le tue capacità, forse la stagione in cui hai fatto più punti, no? La stagione più prolifica per te da quando sei in Italia, ma soprattutto, a parte l'esperienza di Cisterna, di Latina, quando tu hai fatto pochi mesi e poi un anno intero, questo è il primo anno in cui, è la prima volta, scusami, in cui tu ti fermi 2 anni in una realtà. Quindi, insomma, anche una novità per te da questo punto di vista, no? Una cosa bella. Eh sì, molto bella cosa, anche questa squadra abbiamo capaci, anche siamo Una squadra con belle qualità, sì, belle no? qualità, sì, certo, anche staff, giocatori, tutti siamo forti, bravi, quindi. Una squadra che è cresciuta molto l'anno scorso e soprattutto una cosa molto bella, e ti chiedo tu da dentro lo spogliatoio come l'hai vissuta, è lo spirito di gruppo, no? Come foste una grande famiglia. Quanto è stato più facile per te entrare dentro questo spogliatoio e quanto magari ti ha aiutato qualche compagno? Penso al tuo rapporto d'amicizia con Matteo Piano, no? Quanto ti ha aiutato essere parte di questo gruppo, di questa squadra? Ma tanti giocatori mi aiutano, anche io ho aiutato tante cose, quindi abbiamo fatto molto bene anche, siamo stati come Come amici, famiglia, cioè come sì, amici, come è creato un bel amici, feeling, diciamo, sì. no? Troverai ancora in panchina un allenatore come Roberto Piazza. Quanto ti ha aiutato Roberto Piazza e anche il rapporto, no? Un po' vi prendete, lui ti prende anche un po' in giro. È bello anche così, no? Che ci sia questo bel rapporto sincero tra voi. Piazza è anche lui è molto bravo, io mi piace molto, sempre parla, sempre c'è energia ogni giorno, quindi mi piace questa cosa. Il prossimo anno la speranza è di avere un campionato magari senza i problemi del Covid, lo speriamo tutti, e magari poter avere finalmente il pubblico. Ecco, quanto può essere importante anche per te, per la tua figura, per il giocatore che sei, avere non solo ovviamente fan italiani, ma immagino anche dei fan giapponesi che possono venire all'Allianz Cloud per te. Quanto è importante? È molto importante perché l'anno scorso è quasi senza pubblico, ma solo inizia, no? Però speriamo questa cosa. Per noi, anche per me, è molto importante perché se c'è pubblico, vedere la partita, vedere il nostro gioco è sempre simpatico. Una speranza, un sogno, un desiderio per il prossimo anno. Quest'anno Milano si è fermata ai quarti di finale scudetto con Perugia, è arrivata la vittoria della Challenge Cup. Ecco, se chiudi gli occhi e immagini la fine della prossima stagione, che cosa, diciamo, ti auguri? Qual è il tuo augurio? Quest'anno abbiamo perso quarti di finale contro Perugia 2-1, però mancavamo poco, quindi l'anno prossimo vogliamo vincere questa quarti di finale, anche vogliamo andare semifinale, magari finale.